È Coca-Cola? Sì, Coke. Coca-Cola alla fragola. Una pratica aletta di pollo snack confezionata. Altre generiche zampe. Spiak, coriandolo. Come fai a dire che sta roba sembra polenta col brasato? Scusami, vista così? La crema per i pugni. No, scusa, non ho capito, ma in che senso cheese latte? Guarda quante mutande usa Jet. Ormai lo sapete, amici, per me un paese lo si scopre meglio quando si va a curiosare nei supermercati e in questo video anche nei combini per sbirciare nei gusti e nella quotidianità della gente del posto. Quindi preparatevi perché vi aspetta un mega tour con anche qualche assaggio. Iniziamo subito dopo lo sponsor del video di oggi. Grazie Leti Shops per aver supportato il video di oggi. Se ancora non lo state utilizzando, date un'occhiata al link qua sotto in descrizione, perché Leti Shops è facile da usare, è gratis, vi fa risparmiare e supporta il canale. Questo è il periodo dell'anno durante il quale si fanno più acquisti online. Io stesso stavo monitorando il prezzo di alcuni prodotti in attesa che vadano in sconto per il Black Friday, ma quegli sconti al Black Friday li puoi combinare con l'extra cashback di Leti Shops, che dal 20 novembre su alcuni store aumenta fino al 40%. Ma Leti Shops funziona tutto l'anno e per approfittare del cashback quando state per fare un acquisto online in uno degli store compatibili con Leti Shops, e per sapere quali sono vi basta scaricare l'app, trovate tutti i negozi, tutte le sezioni e c'è anche l'estensione per il browser che ti avvisa automaticamente, esce un pop-up per attivare il cashback, lo attivi, fai l'acquisto normalmente, non spendi un euro di più, anzi sarà Leti Shops dopo ad occuparsi di restituirti la percentuale di cashback sul tuo conto, così che tu possa utilizzarla per acquisti futuri oppure trasferirla sul tuo conto bancario oppure su PayPal. Quindi iniziate ad utilizzarlo, date un'occhiata al link in descrizione. Grazie a Leti Shops e buona visione. Questo è un mini chioschetto combini dove puoi trovare bottigliozze di tè non tanto mini e un sacco di bibite buttate alla rinfusa nel frigo. Se ti dovesse servire un cucchiaio d'emergenza c'è anche quello. Che belle queste pizze surgelate, pizza in piazza, pizza napoletana. La pizza costiera amalfitana c'ha il formaggio asiago. E poi hanno queste che si chiamano baozza, sarebbero, credo, una fusione tra i bao e la pizza, quindi bao ripieni di pizza. Qui c'è il pollo però. Lasagna alla bolognese, la viennetta, vasetti di olive marca La Sicilia. Andiamo a vedere questo supermercatino in metropolitana, Hot Max. Ma come mai in metro vendono questi barilotti di birra? I biscotti Bisco, anche questi sembrano biscotti ma fatti a stick. Cheese choco, bello questo abbinamento, interessante. Cioccolato e formaggio. Questa grafica sembra quella dei Fonzi, invece sono dei wafer al formaggio. Oreo gusto fichi, durian essiccato. No vabbè, chocolate potato chips, patatine al cioccolato col sale. E questa è tutta una zona dedicata alle uova. No aspetta, questi sono wursterini di maiale, mini wursterini, cioè mini, addirittura mini. Queste sono uova, anche queste qui, Sichuan spicy fish skin, quindi pelle di pesce piccante. Ci sono le latto bottiglie di Coca-Cola e di Fanta alla pesca, mentre questa qui M150 ricordo che è una bibita, anzi è un energy drink che va tantissimo in Thailandia. Bellissima la San Pellegrino con anche la scritta in cinese. Da Vinci in Romagna, Rocca di Cesena hanno un po' di vini italiani ed europei o comunque roba di pregio. Guarda, Faragera Dadda Italy. È sempre un'emozione quando sei dall'altra parte del mondo e trovi qualcosa che viene prodotto letteralmente dietro casa tua. In realtà non l'avevo mai trovato il trinchetto così lontano, l'avevo trovato in Romania e in Iraq. Qui a Pechino generalmente nei market una bottiglietta di acqua costa sui 3 yuan. Questo qui è il bibitone di yogurt che ho bevuto l'altra sera. E questa Arctic Ocean l'ho assaggiata, è praticamente la Fanta cinese. La Vale ha chiesto dove era il latte di soia, le ha portato il latte di soia in polvere, questo bustone gigante. No, non ci credo, hanno il cu, mi sembra di essere tornato in Giappone. Alla mela e all'arancia. Se avete seguito i miei video dal Giappone sapete quanto io vada pazzo per questa cosa, che però non bevo più perché è zucchero puro. In compenso assaggerei volentieri questo lemon tea perché la mascotte fa molto ridere. Questo è un design molto particolare per delle bottiglie di vetro. Penso che queste siano le mini mele più mini che abbia mai visto, sono veramente piccolissime. E mentre cercavo cose strane mi sono imbattuto in questo. In Corea avevamo trovato il Listerine al gusto tè verde, qui in Cina hanno il Listerine al gusto pesca e fiori di ciliegio, che devo assolutamente assaggiare. Sakura e pesca. Vi dirò, mi piacerebbe ci fosse anche in Italia questo gusto. Tipico teino del Nick.
quanto è buono. Adesso mi sento in Asia. Mi piace troppo sta cosa che nei frigo buttano dentro le cose apparentemente a caso. Comunque questo qui non è un mini market qualsiasi, è una specie di supermercato che però è un insieme di più negozi di alimentari. Qui c'è la parte mini market, qui c'è la parte in cui vendono tipo la pasta, vedete ci sono tutti i noodles, i ravioli, agnolotti, casoncelli, solite cose. E qui si inizia con la carne un pochino strana. Quelle sembrano lumache, queste qui sono zampe di gallina, questo è un blocco di chissà che cosa. Tutto molto interessante. Frutta essiccata, frutta non essiccata, tra l'altro quello lì è durian. Che belli che sono. È durian? Sì. Ah. Signore e signori, il mio frutto preferito, il durian. Però il durian bisogna prenderlo buono. Questo qua era già stato aperto perché logicamente non mi metto a comprare un durian intero che poi non so nemmeno come aprire e magari lo apro dove non si può, perché non so se lo sapete, ma il durian, che è considerato il frutto più puzzolente del mondo, in tanti posti chiusi, pubblici, non si può aprire, non si può mangiare perché puzza troppo e permea l'aria con quell'olezzo nefasto che in realtà a me piace molto. Io il durian l'ho mangiato poche volte nella mia vita. Alcune volte non era buono perché era magari di bassa qualità. Alcune volte invece ho assaggiato quello buono e sa di crema pasticcera, un qualcosa di unico al punto che mi viene da definirlo il mio frutto preferito. Come vedete è un bel bagolotto che all'interno contiene il seme. La consistenza è un po' dura in realtà, dovrebbe essere bello cremoso e quando lo mangi appunto sa di interno del canoncino. Vedete che dentro c'è il seme. Non è cattivo ma non è neanche mega buono come vorrei che fosse. Ma il sapore è come l'odore? No, ah, okay. Sa un po' di metano. È un po' lontano dalla crema pasticcera. Questo no? Sì, ma perché non è giusto. Bella, una vasca da bagno pubblica. Questi qui invece sono cocchini. Questo posto è una figata perché è palesemente un supermercatino in cui viene a fare la spesa la gente del posto. Infatti nessuno parla inglese e io non riesco a capire cosa sia la maggior parte delle robe che vedo. Che bello questo daikon. E qui c'è tutta la parte pescheria con le vasche che contengono pesci vivi e... questo non è un pesce, o forse sì. Ci sono granchi, gamberi. Oddio no, aspetta, questi non sono gamberi. Sinceramente questi non li ho mai visti. E qui c'è un'altra zona, macelleria, dove vendono anche le zampe di maiale, altre zampe di gallina e queste che sembrano caramelle di maiale nei freezer. Mentre qui hanno la carne già tagliata sottile sottile per essere poi cotta nell'hot pot. Questa qui la immergi nel brodo bollente e si cuoce in pochi secondi. Questa verdura qui l'avevo vista solamente ad Okinawa. Questa verde dovrebbe chiamarsi Goya e dicono che sia il segreto della longevità. Bellissimi questi, gli Oreo alla fragola rosa con sopra un panda. Ma questi sono quelli più strani, Oreo uva e pesca, cioè metà uva e metà pesca. Devo dire che a sto giro ha vinto il marketing perché non abbiamo fatto un grande acquisto. Questi sono gli Oreo più terribili che abbia mai mangiato, sanno di Big Bubble. Io convintissimo fossero buoni. No, sono veramente terribili. Cioè, se vi piacciono le caramelle all'uva ma le vorreste con la consistenza di un biscotto, questo fa il caso vostro. Non mi aspettavo che in Cina vendessero anche il Kinder Merendero. Hanno l'Happy Hippo e anche il mitico Kinder Joy. Cioè qua si chiama Kinder Joy. Queste Pringles non sono Pringles, sono delle Copico al gusto di pollo fritto. Se preferite invece uno snack un po' più particolare, ci sono queste fantastiche buste con dentro delle zampe di gallina, sembrerebbero. Non capisco se siano zampe di gallina vere o qualcosa a forma di zampa di gallina. Zampa di gallina confezionata, piccante, presumo. No, allora, io le ho provate in ristoranti cinesi. No, ma c'è la gelatina. Ti giuro, sai che mi fa più senso il fatto che ci sia la gelatina. Le ho provate in ristoranti. No, c'è la carta intorno, devi toglierla. È vero che sembra plastica, ma è gelatina. È la gelatina che ha preso la forma della confezione. Non so neanche come si mangia, sinceramente. È più strano vedersi che a mangiarsi. Prendete il pollo, quello dentro la confezione bianca, vi mangiate la confezione e probabilmente ha questo sapore. Non è piccante e sto mangiando praticamente solo la pelle. No, ma la sai che mi fa più schifo la gelatina? Basta, per favore. E qui ci sono delle anatre, cioè c'è il corpo e lì ci sono le teste. Ah, grazie mille, mi ha acceso la luce. Sce. Sembra buona quella cotoletta. Ah, mi ha dato anche le spezie da metterci sopra, però non le metto perché magari alla Valle non piacciono. Guarda quanto trasuda unto. Essendo io un bauscia lombardo, appena vedo una cotoletta la devo assaggiare. Hai fatto una faccia strana. No, no, sai cosa? Sa di vigilia di Natale. Ha un sapore che ricorda la cannella, che sa di aspettativa nei confronti del giorno di Natale. Guardate dentro poi com'è bello succoso e morbido. Sembra il pollo fritto del Family Mart. Vi dirò la verità, questi assaggi non mi hanno lasciato del tutto soddisfatto, ma sperimentare è sempre divertente, quindi benvenga. Ho un po' di retrogusto di taleggio dovuto al durian e l'idea della zampa di gallina mi fa ancora un po' impressione. Però sapete cosa ci vorrebbe adesso? Un bel combini
per un teino freddo senza zucchero. Chiaramente queste sono cose che abbiamo preso per assaggiarle, non è che vieni in un posto così se vuoi mangiare bene. Sì, era più che altro per provare cose strane. Se volete mangiare bene potete anche venire al mio ristorante, giusto così, a Treviglio, in provincia di Bergamo, via Roma 10. Ah, che visione celestiale. Cos'è questa cosa? Oh, la zanzariera magnetica. Che brutto però che non fa la solita canzoncina di benvenuto. Pazzesco, ma questa è la Vale quando le do le caramelle. Come sapere che costa? Ah no, questa è la Vale quando le do le caramelle. Quanti snack particolari che hanno. Guardate questi Oreo cicciolotti, molto carini. E questi wafer della Ritz, Oreo sottilissimi alla ciliegia, credo sia ciliegia. Hanno anche il tronchi e i popping cookie. Questi qua sono, vabbè, una volta ho provato a farli. Praticamente devi preparare queste caramelle a forma di cose. E qui sono a forma di dumplings e di ramen. Questa è a forma di hamburger e patatine. Questa è a forma di gelato. Di solito ci metti mezz'ora a prepararli, vengono male, non sono nemmeno molto buoni. L'immancabile melon pan del 7-Eleven anche in Cina. Volevi provare questa? Esattamente come in Corea hanno i bicchierozzi di ghiaccio dentro i quali puoi mettere i vari drink, tipo questo qua, grape ice, oppure tutto quello che vuoi, come ad esempio il mio teino preferito. Adesso sì che sono felice. Quello giusto? Troppo buono. Guardate che bella varietà di onigiri, anche se in realtà l'unico onigiri che vale sempre la pena di provare è quello tuna mayo, che però non vedo. In compenso c'è il sushi, ma il sushi dal combini sappiamo non essere un granché. E questi cosi? Questo è riso, frittata e wusterini. Tra i piatti pronti c'è sempre qualcosa di italiano. E infatti qui abbiamo una fantastica spaghettata al ragù. Di certo non vengo in Cina per cenare con queste cose, ma i prezzi sono super abbordabili. Tipo gli spaghetti costano neanche 2 euro. Tramezzini, paninettini, che bellini. Queste qui sono uova già cotte, però soft boiled, quindi hanno il tuorlo ancora morbido. Nella zona della carne precotta non hanno soltanto l'ormai solito petto di pollo precotto, ma anche tutti questi molluschi, tentacoli e gamberi. E anche delle gustose frattaglie confezionate. Qui ci sono le patatine, guardate queste che bel packaging cinese che hanno. No vabbè, le patatine al gusto zampe di gallina al limone. Ragazzi, cosa stiamo parlando? Ma il profumo è quello della lemon soda. Allora, non sanno semplicemente di limone, sanno della sogliola che mi preparava mia mamma. Quando ero piccolo e mia mamma faceva la sogliola, aveva questo sapore. Ok, penso di aver trovato il gusto più strano di patatine Lay's. Questa qua è lingua di anatra. Sanno molto di spezie, sanno di negozio di tappeti. Sono piccanti e non sono affatto male, anche perché chiaramente sanno delle spezie con cui condiscono la lingua di anatra. Buono buono, c'è del cumino. Ma mi è arrivato un odore quello. Cumino. Fanno di Uzbekistan. Un po' sì, è vero. Infatti mi piacciono. Brasato di manzo, non posso assaggiarle tutte però. Patatine al cetriolo. Patatine al gusto ragù. Sai che sono veramente buone. Avete presente le patatine gusto ketchup? A me non piacciono. Queste qui sono la versione più buona delle patatine gusto ketchup. Ovviamente non sanno di ragù. Noodles istantanei, questo è proprio ramen. E poi ci sono anche altri piatti, tipo questo che non riesco molto ad identificare e pesa tantissimo. Questi sono proprio degli snack che per noi, cioè, sono alieni. Zampe di gallina al limone. Le zampe di gallina rendono felici i bambini. Ah vabbè raga, questo duck gizzard, cioè dovrebbe essere tipo stomaco di anatra. Questo qua, uno stomaco snack. Forse la cosa più sana tra i vari snack sono queste chips di verdure miste. Devo ammettere che questi spiedonzi hanno davvero un aspetto invitante, ma preferisco prendermeli in una bancarella di street food. Bibite varie, lattini e yogurtini insieme alla birra. C'è anche il latte in busta, non soltanto il latte in busta, ma anche il latte al cioccolato. In busta, chi non si vorrebbe bere una bella busta di latte al cioccolato? Ma questa qui è la lattina di Red Bull originale. A parte che questa è tipo il frutto della passione, ma è la Red Bull originale. Una cosa che proprio non riesco a trovare è il deodorante. Abbiamo chiesto e non ce l'hanno. Cioè, pare che sia vero. Avevo visto un TikTok a riguardo. In Cina non usano il deodorante. Scherzo, l'ho trovato. E su TikTok avevo visto anche questa cosa. Praticamente sono delle patch che si scaldano da applicare sulla pancia durante il periodo mestruale per tenere la pancia al caldo. In che senso bambino caldo? Intero caso. Questa qui è una salvietta del bagno usa e getta, ma hanno anche le mutande usa e getta da donna e da uomo. Mutande usa e getta di cotone. Anche queste qui si chiamano Let's Go. Avrei proprio voglia di provare qualcosa di strano da bere. Perché proprio la corn water? Sarà l'acqua delle scatolette di mais.
Mamma mia, sa proprio di bon duel, terribile. Io immaginavo non mi sarebbe piaciuta, però è troppo divertente sperimentare questi gusti strani che trovi dall'altra parte del mondo. Da noi sarebbe impensabile una bibita del genere, però si vede che qua qualcuno piace. Butter beer flavor, burro birra, quella di Harry Potter. Vendono il gelato al gusto M&M's, cioè proprio il gelato degli M&M's, anche questo. Quanti gusti strani che hanno di Oreo. Alla fragola questi sono ai fichi e questi qua invece alla pesca. Ah, queste patatine qua gusto alghe non devono essere male. Guardate questo, big fruit pulp. Questa qui è tutta polpona di frutta. Tra i vari snack confezionati c'è anche questo fantastico cetriolo piccante. Mi ispira abbastanza. Perché farsi un panino col prosciutto quando puoi farti un toast con una fettazza singola di spam già tagliato quadrato? Ah, effettivamente le zampe di gallina senza ossa potrebbero essere una buona idea. No, a sto giro non ho intenzione di passare a una clip di me che le mangio. Questi gusti di patatine Lay's sono sempre più specifici e complicati. Japanese Creamy Herb Soup. Zuppa alle erbe cremosa giapponese. Ma delle normalissime wako sal ketchup. Croccanti pesciolini snack senza l'isca. Queste più che zampe di gallina mi sembrano di anatra. Oh, finalmente ho trovato anche la Nutella. Questo piccolo barattolino costa ben 32, che saranno qualcosa tipo 4 euro. Al combini puoi trovare anche i mini ventilatori portatili che vanno tanto di moda in Asia durante l'estate. Ah, enoteca addirittura. Siamo in un supermercatino della metro abbastanza pettinato. Hanno i sughi marca Bella Parma e quelli marca Legos, tipo carbonara sauce con panna e cipolle, bolognese con i funghi e la nostra amata Alfredo. Poi hanno anche quelli Cirio e Barilla. Quanto costa la pasta? Allora, un pacco di De Cecco da mezzo chilo costa 31,80. Mezzo chilo di Molisana 22,50. Gluten free 38,80. E tra l'altro quando passi qui davanti si attiva questo tablet che ti mostra una videoricetta della pasta. Poi vai di qua e ci sono tutti i noodles istantanei. Ovviamente non potevano mancare. Ci sono anche quelli del demonio. Chissà se dopo tutto l'allenamento piccante che mi sono fatto in questi mesi riuscirei ad affrontarli meglio. Hanno anche il ramen di Ichiran. Comunque questi spaghettini di Hello Kitty costano di più della pasta italiana di importazione. E sono anche di meno. Questo posto è molto fornito di roba italiana. Perché prendere i Coco Pops quando puoi prendere i fantastici Choco Chex? Hanno il burro d'arachidi in busta. Comunque intelligente, comodissimo se non vuoi sporcare un coltello. Il caffè Moccona. Patatina al foie gras, al jamon iberico, caviale e tartufo nero. Credo che questi siano snack al nero di seppia, può essere? Queste sono alla banana. Avevo letto nutria, pensavo che questo fosse panko, il pan grattato giapponese per impanare. In realtà c'è scritto fried pork fiber, quindi credo che siano fibre di maiale per impanare. Un sacco di varietà di pochi altri snack importati dal Giappone, però quello lì era un supermercato pettinato. Io voglio vedere quelli di quartiere come questo qua. Ma poi quanto fa freddo qui dentro? Rispetto a fuori sembra una cella frigorifera. Qualcuno ha voglia di un po' di tofu fritto? Delizioso pollo vegetariano. Se vi interessa, qui vendono anche il glutine puro. Ah, questi qua sono funghi? Credo siano funghetti, quelli che ti fanno mettere dentro l'hot pot. Sono molto buoni perché assorbono per bene il sapore del brodo. Altri blocchi di tofu, sale in busta. Questi sono bao. Ma questo qui è riso, però è tipo a mollo nell'acqua all'interno di questi barattoli. Io adoro questa verdura. Si chiama pak choi. Si chiama proprio pak choi, non so come ho fatto a ricordarmelo. Pak choi o cavolo cinese. Belle queste melanzane. Questa cosa molto strana invece non so cosa sia, perché con il traduttore esce scritto va bene l'igname. Uova sfuse, uova non sfuse. C'è una quantità di salse che penso non basterebbe una vita intera per provarle tutte. E se non viaggiassi solo col bagaglio a mano mi porterei a casa magari un po' di chili oil da mettere come olietto piccante sulla pizza il sabato sera, per dargli un tocco più esotico. Italian Mocha Art, caffè latte. Queste qua sembrano delle razioni d'emergenza in dotazione all'esercito, ma c'è scritto biscotti compressi, effettivamente sono molto compressi, di sesamo, durian essiccato e tanti altri snack che probabilmente potete assaggiare pure nei supermercati di Paolo Sarpi. Patatine gusto tuorlo d'uovo salato. Continuiamo a trovare nuovi gusti strani di patatine, ma ormai quelle più strane sono quelle classiche. Arachidi e peperoncino, queste devono essere buone. Bustone di semi di girasole. Ero curioso di sapere cosa contenessero questi barattoli in vetro, ma il traduttore sta avendo difficoltà perché per questo qui mi dice soltanto la parola sedere, mentre per questo mi dice rugiada del fiore argentato.
quindi non ne ho idea. Se mi seguite, parlate, leggete cinese, volete darmi una mano tra i commenti, grazie in anticipo. Questa qui è anatra in busta. Oddio, questa è sottovuoto. E anche anatra sottovuoto. Una bella busta di white jelly fungus, che di jelly hanno ben poco perché sono essiccati. Pensavo fosse ketchup, invece è pizza sauce. Ci siamo fermati in questo 7-Eleven perché volevo acquistare la busta per la mia collezione. C'è su anche la mascotte del 7-Eleven. Tra l'altro c'è questo video bellissimo. Inaugurano un 7-Eleven a Taiwan, credo. E c'è la mascotte gonfiabile che a una certa si stacca e vola via. Stavo notando che effettivamente è molto più affollato del solito, perché quando tu fai acquisti puoi partecipare tipo a una specie di lotteria, ti fanno rompere delle uova e puoi vincere dei premi. Quindi c'è la gente che si sta calcando per spaccare queste uova col martello. Delicious moment, classic kiss. Qui hanno il latte in busta anche alla fragola. Che strano modo di farcire un tramezzino. Carne secca al miele. In questo combino, oltre alla Coca-Cola alla fragola, hanno anche la Coca-Cola alla vaniglia. Nel reparto pescheria di questo supermercato le persone scelgono ciò che vogliono portare via con il retino. Cioè prendono pesci, i granchi, i gamberi direttamente col retino e lo mettono nella busta. Questi sono tutti frutti di mare, spiedini già pronti. Però c'è un sacco di roba buona. C'è veramente un sacco di scelta nel banco del sushi. Hanno anche l'anguilla, l'unagi, gamberetti, sashimi di salmone, un sacco di role, di nigiri. E poi ci sono questi vassoi con dentro due teste di pesce. No, è un'unica testa. Questi sono tutti granchi e quindi questo sarà succhio di granchio. Hai visto per caso dove tengono il Club Kalash? Buono questo. Come? Il Club Kalash? Patatine gusto pollo arrosto coreano, Mieng Kam Krob Ross, tartufo, arancia rossa. A questo punto non credo esista un paese al mondo con più gusti di patatine. Coca-Cola cherry, vaniglia e Coca-Cola lemon. Zucchero in busta, diverse varietà di spam. Io ero convinto che fossero italiani in fazzoletti tempo, ma qui c'è scritto Germany. Grape seed refined oil, sarebbe olio di semi di uva. C'è una varietà incredibile di cibo da scaldare, soprattutto cose che da noi non troviamo nel reparto carne confezionata. Alpi latte barbecue cheese. E hanno anche la mozzarella. E questo qui che volatile sarebbe? Il profumo di questi durian si sente da molto lontano. Sacchettini di edamame. Comunque, a parte alcune cose un po' strane che si possono trovare in questi supermercati più belli, più forniti della città, si tratta di posti dove noi occidentali potremmo tranquillamente fare la spesa. C'è tantissima roba importata, trovi praticamente di tutto, ma non ci sono tantissime cose strane. Per quelle probabilmente devi guardare nei mercati, specialmente nelle campagne. Lì mi aspetterei di trovare di tutto. Cibo per animali marca cacato. Però che bello aspetto che hanno questi spaghetti e meatballs. Un pezzo di limone, a piece of lemon. Ok. Questi dolci sono molto invitanti, ma mai quanto questo secchiello di noodles. Belli questi massaggi a testa, chissà se hanno anche il Relaxomatic. La Vale dice che forse questi si usano per tirare su le palpebre. E penso di sì. Supermercatino completamente a caso, anche qui hanno prodotti italiani. Mi sa che i fusilli di vela sono in offerta, a meno di un euro. Addirittura mozzarella Galbani e mascarpone Sterilgarda. Il mio gran ragù piccante. E c'è anche il tonno calvo. Questi sono i cavolini di Bruxelles più tristi che abbia mai visto. Pizza crust. Credo che questa sia la base per una pizza. Per una autentica pizza italiana. Non ha proprio l'aspetto di un tiramisù. Oh mio Dio. Che cos'è questa cosa super aliena? Tipo la cresta del gallo, può essere? Che bello rimanere bloccati in mezzo al nulla ma trovare comunque un supermercato. Penso che questo sarà il più local che esploreremo. Tra l'altro c'è un mega zerbino all'ingresso. La signora all'ingresso era felicissima di vedermi. Comunque, se venite in Cina, oltre alle salviettine vi consiglio di comprare anche questi fazzoletti, perché nei bagni pubblici non c'è mai la carta igienica, almeno in quelli in cui sono stato io. Mi piace che sia tutto un po' buttato lì, tipo qua sopra ci sono dei piumoni, qui c'è una specie di borsa tarocca di Chanel, che in realtà c'è scritto Chanel. E se devi prendere qualcosa che sta negli scaffali più alti ma non ci arrivi, c'è questo comodissimo attrezzo. O almeno penso che serva a quello. Vi serve dello scotch già usato? Il prezzo è scritto direttamente sopra. Ma quanto sono belle queste stampe, bellissime. E qui ci sono anche delle banconote finte, alcune di piccoli tagli, tipo queste qua da 100, alcune molto più grandi. Credo, ma non vorrei sbagliarmi, che si tratti tipo di offerte da lasciare ai defunti. Bella questa valigia di Peppa Pig. Casa delle bambole da arredare, un po' di scarpe. Very good. Yes.
Mi sono perso via un attimino a parlare con la signora attraverso il traduttore per spiegarle come mai sono rimasto bloccato qui e come mai sono venuto a filmare il suo negozio. E stavo pensando nel mente, perché lei mi ha consigliato di andare nel ristorante qui davanti, che non ho ancora provato un ramen istantaneo cinese. Mi ha appena regalato un succo d'arancia. Ma li posso prendere? Dai, mi ispira questo qua che costa ben 8 yuan, quindi un euro. E niente raga, volevo concludere il video assaggiando quel fantastico ramen istantaneo comprato in Cina, ma c'è stato un piccolo inconveniente. A parte che è tipo il più complicato che abbia mai dovuto preparare, è solo che mentre lo stavo scolando, mentre stavo facendo uscire il brodo dagli appositi buchini, No, raga. Sì, vabbè, l'ho assaggiato comunque. Odio sprecare il cibo. Cibo, per modo di dire. Madonna mia. Era piuttosto immangiabile, aveva davvero un saporaccio. Non la conclusione che mi aspettavo, ma spero che il video di oggi vi sia piaciuto comunque. Vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Vi ricordo il link al libro in descrizione. E noi ci vediamo settimana prossima, lunedì alle 19, per una nuova avventura cinese. Il viaggio continua.